Noi in chiusura invece vi ricordiamo una notizia di pochissimo fa: il pubblico ministero milanese Ilda Boccassini, al termine della sua requisitoria nel processo SME, ha chiesto oggi la condanna del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ad 8 anni di reclusione per corruzione. Si tratta, lo ricordiamo, dello stralcio del processo davanti alla prima sezione penale del Tribunale di Milano, che vede imputato il solo presidente del Consiglio, che dopo i 10 mesi di sospensione imposti dal cosiddetto lodo Schifani e dopo la condanna in primo grado per uno dei 2 capi d'accusa di alcuni dei suoi coimputati, tra i quali il deputato di Forza Italia Cesare Previti, nel troncone principale del dibattimento. Il 19 novembre parleranno le parti civili, mentre il 3 dicembre è il giorno delle arringhe difensive dei legali di Berlusconi, al termine delle quali, dopo eventuali repliche, i giudici dovranno entrare in Camera di Consiglio per emettere la sentenza, che potrebbe arrivare entro la fine di dicembre. Intanto invece, pochi minuti fa, lo ricordiamo ancora una volta, il pubblico ministero milanese Ilda Boccassini ha chiesto la condanna del Presidente del Consiglio ad 8 anni di reclusione. Ilda Boccassini, il pubblico ministero al processo stralcio SME, nel quale l'unico imputato è Berlusconi, ha chiesto 8 anni di reclusione per il Presidente del Consiglio. Secondo il magistrato milanese, Berlusconi aveva nel suo libro paga il giudice Squillante e altri magistrati romani. Il servizio di Enrico Rotondi. 8 anni di reclusione, la richiesta del pubblico ministero Ilda Boccassini nei confronti di Silvio Berlusconi, una requisitoria fiume durata 9 ore, una richiesta di condanna rimasta nel cassetto del pubblico ministero per oltre un anno per effetto del lodo Schifani, la posizione del presidente del Consiglio stralciata dal resto del processo. E per la vicenda SME prevale la figura di Berlusconi imprenditore, che deve rispondere dell'accusa di corruzione semplice e non più in atti giudiziari. Deve essere condannato per le medesime accuse anche l'imprenditore che, per conto di Fininvest S.p.A. e società sue controllate, partecipate e collegate, aveva il libro paga il giudice Squillante, nonché remunerava anche il giudice Filippo Verde, presidente ed estensore della sentenza del Tribunale di Roma. Ilda Boccassini ripercorre tutte le tappe dell'inchiesta, la testimonianza di Stefania Ariosto sui rapporti con Previti, con Berlusconi, con i magistrati romani. Ci sono poi tutti i documenti bancari sui conti aperti in Svizzera. In particolare viene ricostruito il passaggio nel 91 di 434.000 dollari da Fininvest a Previti e da Previti al giudice Squillante. E proprio alla fine un giudizio sulla figura di Berlusconi. Una persona che mente al popolo italiano, perché nella ricostruzione che è stata fatta, puntuale, rigorosa, è stato confermato che tutte le dichiarazioni rese da Silvio Berlusconi non erano corrispondenti al vero. Secco il commento della difesa: non ci sono prove, replica l'avvocato Pecorella, che Berlusconi abbia corrotto magistrati. Il pubblico ministero milanese Ilda Boccassini, a termine della sua requisitoria nel processo SME, ha chiesto oggi la condanna del presidente del Consiglio Berlusconi a 8 anni di reclusione per corruzione. Si tratta dello stralcio del processo davanti alla prima sezione penale del Tribunale di Milano, che vede imputato il solo premier dopo i 10 mesi di sospensione imposti dal cosiddetto lodo Schifani e dopo la condanna in primo grado per uno dei 2 capi di accusa di alcuni dei suoi, fra i quali il deputato di Forza Italia Cesare Previti, nel troncone principale del dibattimento. Il 19 novembre parleranno le parti civili, mentre il 3 dicembre è il giorno delle arringhe difensive dei legali di Berlusconi, al termine delle quali, dopo eventuali repliche, i giudici dovranno entrare in Camera di Consiglio per emettere la sentenza, che potrebbe arrivare entro la fine di dicembre. Il pubblico ministero milanese Ilda Boccassini, a termine della sua requisitoria nel processo SME, ha chiesto oggi la condanna del presidente del Consiglio Berlusconi a 8 anni di reclusione per corruzione. Si tratta dello stralcio del processo davanti alla prima sezione penale del Tribunale di Milano, che vede imputato il solo premier dopo i 10 mesi di sospensione imposti dal cosiddetto lodo Schifani e dopo la condanna in primo grado per uno dei 2 capi di accusa di alcuni dei suoi, fra i quali il deputato di Forza Italia Cesare Previti, nel troncone principale del dibattimento. Il 19 novembre parleranno le parti civili, mentre il 3 dicembre è il giorno delle arringhe difensive dei legali di Berlusconi, al termine delle quali, dopo eventuali repliche, i giudici dovranno entrare in Camera di Consiglio per emettere la sentenza, che potrebbe arrivare entro la fine di dicembre.